Siamo a Valle San Giovanni con Raffaella Di Marco. Lei è una residente di questa frazione e si parla della nuova piazza di Valle San Giovanni. Perché? Che cosa è accaduto? Il Comune di Teramo ha cambiato il progetto? Sì, ha cambiato il progetto e ci ha proposto in alternativa a un progetto che già noi non condividevamo, un restringimento ulteriore della carreggiata a un unico senso di marcia e questo per noi è un danno notevole. Insomma, quello che chiediamo è un rifacimento della pavimentazione a raso con la possibilità di parcheggiare e di transitare come abbiamo sempre fatto per evitare ulteriori. Voi dite che questo è un progetto peggiorativo rispetto al precedente, per questo motivo, proprio per quello che ci stava dicendo poco fa? Sì, assolutamente sì, perché avere il senso unico di marcia significherebbe fare il giro tutte le volte del paese. Il pullman non potrebbe presumibilmente salire, ma potrebbe solo scendere, quindi noi che già siamo isolati perché abbiamo solo 3 corse di autobus al giorno, siamo costretti ad andare a prendere il pullman a 1 chilometro di distanza, ma soprattutto tutti i disagi che abbiamo, gli approvvigionamenti di legna, di pellet, avere dei gradini, per noi aumenterebbe le difficoltà notevolmente. Senza considerare la chiesa in cui si svolgono le cerimonie religiose e non so, anche funerali, matrimoni, questi sarebbero ostacolati Il vostro da appello questo quindi al nuovo comune è progetto. sempre riferito al fatto che volete che venga realizzata la pavimentazione qui in questo luogo? Pavimentazione a raso, ma anche nel resto del paese, se è possibile, perché il paese è danneggiato. Consideriamo anche il fatto che noi non abbiamo la possibilità di parcheggiare da nessun'altra parte perché le vie sono strette e non è possibile poter parcheggiare in altre zone. Se così non sarà perché il PNRR non lo prevede. Preferiamo tenerci la piazza così com'è.